Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo. Fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima, domenica detta anche Letare, domenica di un po' di gioia, diciamo così, ecco, il cammino quaresimale inoltrato, la Chiesa sfuma i colori liturgici, come già la terza di Avvento, vedete che oggi c'è il colore rosaceo, per incoraggiarci un po' nel nostro cammino penitenziale, per cominciarci ad additare il grande giorno di Pasqua che stiamo attendendo, perché sia realmente non soltanto un giorno di festa, ma anche un giorno di rinnovata trasformazione della nostra anima, arricchita dai frutti del cammino quaresimale di questo tempo santissimo e benedettissimo che stiamo vivendo. La liturgia di questa domenica ci presenta, diciamo, un tema principale, che è il tema della luce, collegato al miracolo del cieco nato, che è la seconda lettura. Però c'è anche, sempre nel Vangelo, e collegato alla prima lettura, un altro tema, che è quello dell'apparenza e della realtà. Voi sapete che i farisei erano molto ipocriti e hanno preso luce per lanterne, ecco, e non riconoscendo Gesù per quello che era. E cosa simile era successo nella prima lettura, nella lezione del re di Israele, che approfondiremo questa sera, e che ci darà una luce su come Dio sceglie le persone e quindi anche sul perché Gesù nella sua vita terrena ha voluto ammantarsi dietro apparenze filiali, lui sembrava una persona come tutte le altre, e invece nascosta dietro la sua umanità, come sappiamo, c'era la potenza della sua divinità. Ecco, in realtà il protagonista della prima lettura chi è, anche se non viene nominato, è il re Davide, perché l'ultimo figlio di esse, prima lettura, qual è il contesto storico? Approfondiamo questa sera. Allora, voi sapete, il popolo di Israele esce dalla terra promessa, Esodo, arriva nella terra di Canaan, le tribù di Israele si dividono il territorio in 12 parti, perché 12 erano, e cominciano ad abitarle. Per il primo periodo il governo di questo popolo era affidato a persone carismatiche, si chiamavano i giudici, scelti direttamente da Dio, era una sorta di personalità, come dire, straordinarie, che avevano dei doni di contatto con il Signore, che guidavano per le cose più essenziali del popolo, che però nella volontà di Dio doveva essere fondamentalmente guidato da Lui. Sta storia avanti per qualche tempo, dopodiché gli israeliti fanno un atto di ammodinamento e dicono: senti, noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni, perché tutti quanti devono averci un re e noi no? Allora Samuele, che è il protagonista, dice: guardate, state attenti, voi volete il re, ma voi non sapete chi andate a ritrovare, perché il re potrebbe essere buono, potrebbe essere cattivo. Un re buono è una benedizione, ma un re cattivo te rende la vita impossibile. Non ci porta niente, vogliamo il re. Allora il Signore dice a Samuele: lasciali fare, ascoltali, perché facendo questa scelta loro hanno ripudiato me, non te. Fai quello che dico. Chi fu il primo re di Israele? Conoscete un po' di storia? Saul, ricordate? Re Saul, il primo. Re Saul, purtroppo, ha cominciato bene, ma ha finito male. A un certo punto ha cominciato a svalvolare, diciamo, il nostro parlare comune, ed è stato completamente ripudiato dal Signore, senza possibilità di appello. Mentre stavano accadendo queste cose, il Signore appare a Samuele e gli dice: fai da Jesse, Jesse era il nome del padre di Davide, e ungi uno dei suoi figli, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re che piace a me, che prenderà il posto di Saul. Quindi questo è il contesto. Samuele va e vedete, chiama Jesse e gli dice: senti un po', io devo consacrare un re, chiama un po' i tuoi figli. Lui aveva 8 figli. Davide, che era più piccolo, cioè 14 anni, sta a pascolare le pecore e i gatti, non c'era a casa. Allora Jesse chiama i figli, li porta davanti, il primogenito, un bestione bello, alto, giovane, perfetto. Non so se avete visto i film che fanno adesso, insomma, tutti i film di guerra, tutti quanti questi re prestanti, dice: bello, no? Allora Samuele dice, parla con Dio, dice: ma forse davanti al Signore il suo consacrato? Il Signore risponde a Samuele, questa frase ce la dobbiamo ricordare, eh? Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, io l'ho scartato. Perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Io vorrei tanto andare questa sera in televisione
e leggere queste cose, perché noi nel mondo in cui viviamo oggi, è tutto e solo apparire. Come sapete, molti filosofi sono anche, come dire, angustiati dall'essere e dall'apparire. Oggi, se non sei bello, simpatico, giovane, ci sono grandi persone dello spettacolo che a 70-80 anni si vanno a fare gli utili lifting in questo mondo. E se uno vuole, è disoccupato, basta che va a fare la ricerca di un chirurgo estetico per fargli l'assistente. Ah, i chirurgi estetici, c'era la crisi, gli estetisti e i chirurgi estetici anche negli anni scorsi, che nessuno spendeva più una lira, cioè, a loro gli affari erano sempre a gonfie vele. Guarda che c'è un giro pazzesco, eh? E come? Oggi si guarda solo questo. Adesso comincia a essere marzo-aprile, no? Non so se lo fanno anche qua, qui siamo in collina, ma dove stavo io prima, pianura, c'è sta il mare a 4 km. Allora, da marzo si cominciano a fare i digiuni a tappeto, non perché è quaresima, no? Ma perché tra poco si va dal mare, e se al mare c'è mezzo chilo di più, tragedia dagli effetti devastanti, è la fine. Oggi questo è un po' coordinare l'amministrazione. Noi campiamo di questo, capite? Ragazzine, mi leggete i giornali, che muoiono di anoressia, io ho conosciuto anche dei casi reali, perché tutte le ragazzine a scuola, se hanno 2 chili di più, cicciona, sei sfatta, qua chi te si fila, questi diventano nei patugli, cominciano a mangiare più, e muoiono di anoressia. Quindi stiamo proprio noi, la nostra civiltà è proprio il culto dell'apparire. E molte volte anche noi corriamo il rischio nel nostro modo di relazionarci, di fermarci alle apparenze, peggio ancora alle chiacchiere, d'accordo? Cioè, i personaggi, diciamo così, chiacchierati, prima ancora che uno li conosce, già siamo in qualche modo prevenuti, perché questo è il biglietto da visita. Ma chi te l'ha detto? Guarda, ascolta, prova, verifica e poi ti fai un'idea tua. Sapete quante volte ho detto a qualche ragazzino o qualche ragazzina, dico sta attenta, adesso andiamo un incontro all'estate, pensate anche al modo in cui noi ci vestiamo. Perché le donne devono vestirsi bene in maniera soprannaturale? Perché il vestito comunica qualcosa. Se una donna si veste in un certo modo, che cosa sta comunicando a chi la guarda? Io sono un corpo bello, questo ti posso offrire. Ma tu, donna, non sei un corpo bello da offrire, e che tu sei l'anima, capite? Cioè, se qualcuno si avvicina a te, non si deve avvicinare a te perché sei bella esteriormente, ma perché sei bella interiormente, capite? Tutto parla di noi. Allora, qui dice, il Signore non guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Quanta gente, dico, non va a messa la domenica perché poi va a fare le litanie della lamentosi. Devo dire, domenica scorsa, dal parroco a dire, ma io non vengo in chiesa perché padre, guarda che sono quelli che vengono in chiesa, sono uno peggio dell'altro, perché c'è, se anche la parte del petto e poi fuori sono diavoli. È la stessa cosa, capite? È sempre un, cioè, è vero che purtroppo, spero non a voi, è possibile che uno vada in chiesa, non avendo però quel cuore aperto nei confronti del Signore, quindi recettivo, nessuno di noi è perfetto. Noi veniamo in chiesa non perché siamo già santi, ma perché abbiamo bisogno di crescere nel bene, nella santità, aiutati attraverso ciò che il sacrificio della messa, l'ascolto della parola, l'omelia, tutto insieme il sacramento ti può dare. Però questa cosa ci deve stare nel nostro cuore. Io anche voglio pregare, vi esorto, pregate sempre per me, sapete che ogni buon cristiano deve fare una preghiera prima per il Papa tutti i giorni, poi per il vescovo tutti i giorni, e almeno qualche volta, non dico tutti i giorni, per il parroco, perché anche il parroco ha bisogno di crescere, di lavorare su se stesso, di provvedere, di essere aiutato dal cielo perché cosa va bene sul cuore. Nessuno di noi siamo tutti in cammino. Che cosa c'aveva il cuore di Davide? Che ha scritto tra l'altro il bellissimo salmo responsoriale che abbiamo letto. Sapete che Davide è l'autore della stragrande maggioranza dei salmi. Quando la domenica, dopo la prima lettura, ripetiamo insieme e si legge il Salmo, sappiate che 90 volte su 100 chi ha scritto quel Salmo, chi è? Davide, il più grande cantore della Divina Misericordia. Domanda, secondo voi Davide era santo? Conoscete la storia di Davide? Non si vorrebbe della potenza.
Davide Santo c'è diventato, ma non c'era, perché ne ha fatte due grosse quanto una casa in una circostanza. Non c'è tempo adesso di raccontarla. È stato un grande re, si vedeva che Dio era benedetto, ma a un certo punto ha fatto una cosa gravissima. Perché si è invaghito della moglie di un suo soldato, c'è stato insieme, perdonatemi il linguaggio un po' esplicito, la messa incinta. Poi, per camuffare questa cosa, che cosa ha fatto? Ha chiamato il suo generale, gli ha detto: senti, comandami un po' all'accampamento Uria. Gli si è messo a dire: come va la battaglia? Senti un po', ma stasera vattene, riposati un po', vai a casa tua e vai da lui. Uria, che c'aveva un cuore così, dice: che faccio io con tutti i miei amici che stanno morendo in accampamento, vado a casa mia da mia moglie? Non sia mai. Ha fatto i conti senza l'oste Davide, perché così quello stava con la moglie, capite? La metteva, se il bambino è suo. Al primo giorno così, il secondo giorno l'ha fatto ubriacare. Dice: ubriaco, vai da tua moglie. E niente, quello si è messo a dormire fuori di casa, se non la tua moglie. Allora che ha fatto? Scrive una bella letterina al suo generale, a Joab, e gli: senti un po', lo vedi Uria? La prossima battaglia che fate, mettilo in un posto dove sai che il nemico ha gli avversari forti. Poi quando vedi che l'aggrediscono, tiratevi indietro e lasciatelo morire. E così è stato. Dice: questo è quello che guarda il Signore. Quindi avere un cuore gradito a Dio non vuol dire essere già santi necessariamente. Che succede con questo episodio? Un bel profeta di nome Nathan va da Davide e gli dice: senti un po', ti devo raccontare una storia. Lo sai che c'era un uomo ricco, un sacco di soldi, più ricco dei Berlusconi, di Trump, di tutti quelli che volete, ma non c'era avvocati. E poi c'era un povero morto di fame che non c'aveva niente, c'aveva soltanto una pecorella. Lo sai che ha fatto sto uomo ricco? Doveva dare un banchetto con i suoi amici, ha fatto togliere la pecorella a quel poraccio, l'ha fatta uccidere e farli banchettare. Davide è diventato una pecora, dice: portamelo subito qui, chi ha fatto questo male della morte? Che gli dice? Quell'uomo sei tu. Orrore. Così dice il Signore: io ti ho eletto re di Israele, ti ho dato successo in tutte le tue imprese, c'hai già tante mogli, non ti scandalizzare che anticamente era possibile, adesso grazie a Dio ce ne sta una sola, che chi è sposato dice che basta e avanza, quindi, e ti avrei dato anche altro se non ti fosse bastato. Ma perché tu sei andato a toccare la moglie di sto poromo e poi per coprire il tuo diritto l'hai fatto ammazzare? Adesso succederà questo. Numero uno, il figlio di Bezzabea, che era il suo, dovrà morire. Numero due, tu hai rubato una donna in segreto, le tue ti saranno rubate davanti a tutti, sotto gli occhi di tutti. Numero tre, tu hai fatto morire quel poraccio di spada, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Cosa ha fatto Davide? Ho peccato contro il Signore. Sapete cosa ha fatto subito dopo questo episodio? È andato in camera sua e sapete quale sarà qua scritto? Partecipate qualche volta alla Via Crucis quando diciamo: purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto, cancella il mio peccato. Questo salmo, il salmo 50, è il più grande salmo di inizio. Si è pentito. E tutte quelle cose che il nostro Signore ti aveva profetizzato sono tutte quante capitate. Ma quando gli sono capitate, lui zitto e busca. Mi merito questo e altro, facciamo l'evidenza e ripariamo il peccato. Chiusa la storiella di Davide, raccontata in due minuti, qual è la grandezza di questo cuore secondo voi? Qual è? Che è una delle cose che piace più di tutti a Dio. È l'umiltà. L'umiltà. Non è detto che noi non possiamo fare una più grossa quanto una casa, d'accordo? Ma una volta che tu l'hai fatta, devi avere la umiltà di riconoscerla, di prenderti le responsabilità anche grosse. Guardate che Davide ci ha avuto il figlio a Salome che si è rivoltato contro di lui e lo ha fatto fuggire a piedi scalzi da Gerusalemme, lui zitto e muto, e diceva: me lo vendo. Quindi la grandezza di un cuore umano è l'umiltà. Non so se ho già detto qui a Sermoneta, c'era un grande rabbino ebraico contemporaneo di Gesù fino a quando era bambino, forse era uno di quelli con cui Gesù ha parlato. Vi ricordate l'episodio in cui è scappato dal papà della mamma a 12 anni, è rimasto nel tempio, forse, e si è messo a discutere con i dottori, forse era uno dei dottori che era presente, era il grande rabbino Hillel, che aveva un motto: l'uomo è grande quando
quando si umilia. Sapete oggi il Papa è stato a Milano, no? Credo siete ancora. Sapete chi è il più grande vescovo di Milano? Di cui abbiamo qui un affresco nella Cappella del Corso, purtroppo non si vede bene che si stanno rovinando con tante altre cose. Il grande cardinale Carlo Borromeo. Anche Carlo Borromeo vuole diventare cardinale, anzi, vabbè, lasciamo perdere che è santo. Non era uno stinco di santo, poi lo è diventato. Ma sapete qual era il motto del suo episcopato? Humilitas, umiltà. Se conserviamo e custodiamo nel cuore questa virtù, siamo santi da qualunque cosa. E il Signore piano piano può fare una grande storia con noi, può farci capire i nostri errori, può prenderci per mano, portarci avanti a qualunque impresa. Se Dio non voglia, siamo superbi come farisei. Sapete che sono i farisei? Che c'erano davanti il nostro Signore Gesù Cristo e l'hanno scambiato per il demonio. A questo porta la superbia e la dottezza di cuore. Chiediamo al Signore per l'intercessione di Maria Santissima che ci salvi da questo e che ci doni un cuore umile, che a lui gradito, come quello di Maria Santissima, e solo con i cuori umili lui può scrivere grandi libri, grandi storie, grandi vite, piene di grazie e benedizioni. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.